A voi tutti buonasera e bentrovati a Chiedilo al Sindaco. Buonasera al Sindaco Matteo Biffoni, bentrovato. Buonasera. Buonasera a tutti. Il nostro appuntamento del lunedì sera con il primo cittadino, tanti gli argomenti anche questa sera che affronteremo. Partiamo subito dalla Toscana zona arancione. Da ieri c'è stato appunto il passaggio dopo 5 settimane di zona gialla alla zona arancione, un passaggio che lascia un po' l'amaro in bocca soprattutto per i tanti ristoratori, per il poco preavviso anche che c'è stato alla vigilia di una festa, comunque insomma di un fine settimana importante, diciamo. Sì, e poi è successo, ora non riguardava la Toscana, ma è successo anche per esempio per gli impianti da sci e nelle altre regioni che praticamente hanno saputo dello stop poche ore prima dell'apertura sostanzialmente. Io non faccio discussione delle chiusure, probabilmente diciamo, nel corso del tempo ci siamo anche abituati, ora non voglio dire, non voglio esagerare, a avere a che fare con momenti di alternanza rispetto ai colori e quindi alle possibilità delle cose che possiamo o non possiamo fare. Quello che è sicuro è che io mi fido, mi sono sempre fidato, continuo a fidarmi dei dati che le regioni mandano a Roma, mandano diciamo al governo centrale, e lì poi sono elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico che poi da quell'esito. Sono dati, come dire, matematici, non c'è discussione. Quello che a me sorprende, lo dico onestamente, assumendomi per carità, per quelle sono le responsabilità di tutti, della politica, di chi decide, è le modalità di comunicazione che spero che magari in questo caso siano dovute anche al cambio di governo, a una situazione un po' particolare. Perché effettivamente insomma, è buon senso quello di rendersi conto che per esempio domenica, ieri era una giornata particolare, ed è chiaro che se te ai ristoratori gli dici venerdì sera, tarda serata poi, che la domenica non avrebbero potuto lavorare, è chiaro che mandi in difficoltà tante attività. Io ho ricevuto una delegazione di ristoratori della nostra città, tanti mi hanno telefonato nel corso di, diciamo, del fine settimana apposta per avere notizie, ed è imbarazzante, dover dire alla gente guardate, io non discuto della chiusura, se i numeri, diciamo, ed effettivamente a Prato, ora al di là di tutto, senza fare particolari allarmismi, però insomma il numero dei ricoveri non sta andando molto bene, cioè stanno salendo in maniera importante, se appunto necessitano determinate misure, per carità, ma cavolo, considerando tutto, prenditi la responsabilità di farlo sapere il martedì, il mercoledì al massimo, in modo che uno sappia quello che l'attende e poi si possa organizzare di conseguenza. Così è stato oggettivamente una sorta di mancanza di attenzione che poi può sfociare anche in tensione e in rabbia, perché se io ho le prenotazioni e ho fatto la spesa, mi sono rifornito e tutto quanto, e poi il rischio di dover mandare all'aria, oltre al danno la beffa, non può funzionare. Questo gli abbiamo fatto sapere tutti e tanto l'abbiamo detto al governo anche precedentemente, speriamo, io mi auguro davvero che il nuovo corso porti anche una modalità di comunicazione diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto in questi mesi. Ecco, voi nei giorni scorsi avete incontrato appunto anche una delegazione di ristoratori, com'è andata, in che modo anche l'amministrazione starà al loro fianco? Quindi, io sì, li voglio ringraziare perché al di là di tutto ho visto dei professionisti, degli imprenditori che avevano voglia di scommettere sul futuro, perché loro sono venuti qui non a lamentarsi, anzi, devo dire la verità, insomma, hanno fatto presente la loro situazione molto, molto difficile, hanno chiesto quello che accade, quello che sta accadendo, quei ristori, come anche da parte del comune, appunto, il lavoro che stiamo facendo, hanno ringraziato, devo dire, insomma, ma la parte che mi è piaciuta di più, che mi ha convinto di più, è la loro idea di pensare: sindaco, comune, cosa facciamo nei prossimi mesi, come ripartiamo, pensiamo a quello che può accadere, cioè che avverrà quest'estate, pensiamo al settembre, come possiamo fare per fare squadra al nostro interno, come possiamo fare per dare messaggi positivi e per attrarre ovviamente nei nostri locali i pratesi e anche le persone insomma, intorno alla nostra città. Insomma, era un bel clima da questo punto di vista, non era scontato, non era banale, chiaramente sono difficili. Oggettivamente non è che nascondono la fatica che stanno vivendo, l'affanno che stanno vivendo, sono intenzionati, almeno diciamo per come abbiamo capito noi, a mantenere forte la loro posizione rispetto al futuro, però chiaro bisogna dargli gli strumenti per lavorare.
Noi abbiamo detto, per noi l'estate, gli eventi estivi, settembre Prato e Spettacolo, insomma tutto quello che riguarda, diciamo, la programmazione del comune è inalterato, nel senso che proveremo a far finta di organizzare un'estate normale, chiamiamola in questa maniera. A loro abbiamo detto collaboriamo per vedere se possiamo arricchirla, implementarla con modalità anche condivise di gestione di quei momenti. Ovviamente noi abbiamo confermato loro la tassa sui tavolini, noi l'abbiamo tolta 3 anni fa e quella ovviamente rimane gratis già da tempo. Abbiamo confermato la possibilità di mettere i tavolini come la scorsa estate in maniera più ampia, 90 metri in centro storico, 120 nelle periferie. Abbiamo ridiscusso della pedonalizzazione, appunto di confermare quelle cose che hanno funzionato e migliorare quelle che hanno fatto più fatica. Insomma, abbiamo già impostato un lavoro, speriamo appunto che le condizioni sanitarie ci consentano di metterlo effettivamente in campo e non lasciarlo solamente sulla carta. Ecco, lì. L'appello insomma ora un po' anche ai cittadini a continuare a rispettare le regole. Io oramai mi sono venuto a noia da solo, cioè non so più quante volte, in che modo l'ho detto, cioè, mi auto annoio quando lo dico, però ragazzi è così, cioè, non abbiamo finito, cioè, non siamo fuori, i numeri sono lì a dimostrarlo, siamo stati mi sembra dal 5 gennaio fino a ieri in zona gialla, siamo tornati in arancione, così come è successo ad altre regioni sono state in arancione e sono passate in zona gialla, insomma è così, molto dipende anche dai nostri comportamenti, io l'ho detto e lo ridico, capisco tutto, ma ci sono stati gli atteggiamenti, soprattutto la scorsa settimana, oggettivamente erano fuori portata, soprattutto in centro storico, è stata un'esagerazione, voglio dire, vogliate a fare controlli, vogliate a mandare le pattuglie, ma diventava veramente complicato. Bisogna stare attenti, eppure le regole sono rimaste quelle, sono anche abbastanza semplici, distanziamento, mascherini, gel sulle mani, insomma le solite cose e tanta attenzione. E non è detto che basti, perché come si è sempre detto è anche un virus molto carogna che ogni tanto qualcuno dice io l'ho preso, non so nemmeno esattamente dove. Figuriamoci se uno non cerca di mantenere almeno quelle attenzioni che ormai conosciamo. Perciò bisogna fare questo sforzo. Adesso la fase, fra l'altro, insomma, della vaccinazione sta partendo, però questo non significa bisogna tirar giù le difese che abbiamo costruito in questi mesi. Esatto, una piccola luce si inizia a vedere, da giovedì è iniziata la cosiddetta vaccinazione di massa, siamo partiti con le persone tra i 18 e i 55 anni, insegnanti, personale delle forze dell'ordine, e come sta andando? Oggi tra l'altro ha preso il via anche la vaccinazione degli ultra ottantenni. Sì, insomma, proprio oggi pomeriggio, esatto. Siamo andati a salutare i primi ultra ottantenni vaccinati appunto al centro Pegaso, per ora sta andando tutto molto bene, la gente è soddisfatta, io devo dire, voglio ringraziare la ASL, la Società della Salute, i medici di medicina generale, la regione, tutti quanti per l'organizzazione del centro Pegaso, lì Alex Creaf, devo dire un posto che pochi hanno, forse nessuno in Italia, perché è vero, una vera e propria spazio organizzato come se fosse un ospedale, con l'ossigeno, con i letti in caso di reazione allergica, con tutto quello che c'è, cioè con un'organizzazione assolutamente perfetta, le cose per ora funzionano bene, i numeri purtroppo ancora non sono quelli potenziali, perché viaggiamo sempre intorno ai 250-300 vaccini, 100 il primo giorno, noi possiamo, c'è la capacità di arrivare fino a 1500 al giorno, basta arrivino vaccini ovviamente. Per ora però le cose vanno bene, e siamo partiti appunto giovedì scorso con gli insegnanti e con forze dell'ordine, vigili del fuoco, polizie municipali, provinciali, eccetera, insomma tutti coloro che hanno a che fare con il campo delle forze dell'ordine. Adesso finita questa prima fase, oggi appunto, proprio oggi pomeriggio, poche ore fa, sono iniziati le vaccinazioni degli ultra ottantenni che non sono ricoverati nell'RSA, perché lì c'era già stata la vaccinazione, così come insomma, è in fase di definizione, di termine la vaccinazione per i sanitari, invece quelli vengono effettuate all'ospedale Santo Stefano, insomma qualcosa si sta muovendo, chiaramente ancora siamo all'inizio, siamo veramente ai primi momenti della fase di vaccinazione, però cavolo, giovedì è stata una soddisfazione immensa perché finalmente hai visto proprio quello che era, se il 27 di dicembre quando è stato vaccinato i primi sanitari
beh sì, però eri sempre nell'ambiente dell'ospedale, dava un impatto psicologico diverso il fatto di vedere un insegnante di spagnolo dell'IVI per prima vaccinata, dà proprio l'idea che forse qualcosa si sta muovendo. Ripeto, non vuol dire che è finita, non vuol dire che è terminata, quell'attenzione e quel rispetto è oggettivamente da ancora mantenere. Fra l'altro, come si sa, la prima puntura, diciamo così, la prima dose effettua i suoi risultati dopo un paio di settimane, poi c'è il richiamo dopo 80 giorni, se non ricordo male, e porta la protezione anche fino all'80%, però insomma il periodo davanti ancora è lungo. E poi ancora, purtroppo, ripeto, la stragrande maggioranza dei pratesi, degli italiani, degli europei ancora non è vaccinata, perciò ancora ci saranno mesi d'attenzione. Però cavolo, quello che abbiamo visto succedere al centro Pegaso da giovedì è un miracolo della scienza, è un miracolo straordinario di chi ci ha creduto, ci ha investito, ci ha speso tempo e passione, insomma. Forse davvero una luce si è accesa dopo questo periodo così buio e così faticoso. Cambiando totalmente argomento, nei giorni scorsi c'è stata la revoca del bando per la realizzazione della terza corsia per l'autostrada della 11. È necessario adesso rivedere anche per Prato un po' il sistema della mobilità fiorentina per arrivare verso. È stata un po' una roba, se mi permettete, un po' all'italiana. Non ci si è capito molto tutti. Provo a spiegare. A un certo punto, così, dopo un periodo in cui espropri, lettere esproprio mandate ai proprietari, la discussione, io non so quante volte siamo andati a Roma per trattare con Autostrade per l'Italia tutte le opere, chiamiamole di compensazione, fra cui ovviamente le barriere a Cafaggio, che comunque dovevano essere messe, ma che insomma loro si erano presi l'impegno di mettere immediatamente, ma soprattutto la discussione folle, piuttosto accesa sui ponti, il raddoppio del Ponte Lama, perché c'era l'ipotesi di fare un terzo casello fra Prato Est e Prato Ovest, cosa io francamente non riesco a capire nell'utilità, facendo un bypass fatto per bene da Prato Est, si arriva direttamente ai Marolotto 2 e poi da lì ci si sposta, quindi non capivo il senso. Allora abbiamo fatto un ragionamento e dopo una lunga discussione abbiamo appunto ottenuto come opera di compensazione il raddoppio del Ponte Lama. A settembre, ottobre, non ricordo, ma insomma i tecnici dell'autostrada avevano già chiesto ai nostri tecnici del comune le piantine e il progetto del primo Ponte Lama, no? In modo da... E poi all'improvviso, ma senza una telefonata, senza un... No, abbiamo letto un'ansa dove Autostrade per l'Italia ritira il bando per la terza sezione. Siamo rimasti tutti così, parlato anche del sindaco di Pistoia, che anche lui, loro hanno delle opere importanti sulle vie di Vivai, insomma un casello, insomma siamo rimasti tutti abbastanza basiti, devo dire la verità. Poi il presidente, ho parlato con il presidente Gianni, ovviamente con la regione, che ha avuto proprio qualche giorno fa, la scorsa settimana, un incontro invece con Tomasi, con l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, che invece ha confermato l'utilità e l'importanza di questa terza corsia, della realizzazione della terza corsia, e da lì la volontà di ripartire in quest'opera non appena avranno definito alcuni aspetti burocratici. Ora, per farla poco lunga, io capisco che l'impatto c'è, è molto importante. Non è che sono innamorato della terza corsia dell'autostrada, eccetera, eccetera. È che quando io sono diventato sindaco nel 2014 questo progetto c'era già ed era già un progetto di utilità nazionale, che significa non lo fermi, perché passa sopra ogni tipo di pianificazione strutturale urbanistica. Quindi la cosa migliore ci è sembrata fare è quella di fare la trattativa per ottenere il più possibile, perché era un aspetto e non fermate. Se decidono per svariati motivi di non farla, non è che nessuno si metta a piangere, non è che siamo qui. Dico solo che, attenzione, comunque vada, la terza corsia dell'autostrada aveva non solo le opere che si diceva prima, in particolare le barriere antirumori, ma soprattutto il raddoppio del Ponte Lama come portato positivo, ma comunque vada, bisogna sciogliere il nodo di Peretola con la strettoia che c'è la mattina, il pomeriggio, chiunque di noi va a Firenze in macchina per svariati motivi è costretto ad andare in macchina e non può prendere i mezzi pubblici, la mattina soprattutto si ritrova all'altezza, diciamo, dell'autogrill, fermo, perché c'è
una strettoia pazzesca dovuta al sovrappasso della, al sottopasso della ferrovia lì proprio all'altezza di Peretola e blocca tutto. Lì, un modo o un altro, anche se non decidessero di fare la terza corsia dell'autostrada, poniamo, lì è un nodo e va sciolto, se no noi quel problema lì ci si ritroverà per sempre. A noi ci creava anche il problema di trovare poi come fare il raddoppio a Ponte Lama, perché ha voglia di fare sottopassa di soccorso, perché poi dopo va a finire il caos, si sposta un po' di metri più in là. Però, diciamo, in questo momento prendiamo per buone le parole che mi ha riferito il presidente Giani rispetto all'incontro Autostrade per l'Italia, che è solamente uno stop temporaneo e che ci sarà a breve la ripubblicazione del bando e la ripartenza dell'iter procedurale. Benissimo, io ringrazio davvero il sindaco Matteo Biffoni per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi, buona serata a tutti. E a voi tutti, grazie per averci seguito e ci vediamo lunedì prossimo con Chiedilo al Sindaco. Arrivederci.